E iniziamo questa prima domenica di Avvento in questo nuovo anno liturgico ascoltando il Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi. A ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. È l'imperativo di questa prima domenica di Avvento, una parola molto importante del tempo di Avvento, più che una parola, io la definirei è una preghiera, è Maranatà, è l'antica preghiera dei primi cristiani che pregavano dicendo: vieni Signore Gesù. In questa domenica, dove noi durante in questo nuovo anno liturgico ascolteremo soprattutto le domeniche, il Vangelo di Marco, come sanno quelli che sono abituati e che frequentano la messa domenicale e anche partecipano al cammino della vita cristiana, ogni anno liturgico noi ascoltiamo un Vangelo nuovo. Fino a qualche tempo fa noi ascoltavamo il Vangelo di Matteo, quest'anno siamo nell'anno B il Vangelo di Marco e nel prossimo anno liturgico il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Giovanni viene proclamato in determinate circostanze. E ascoltando nel Vangelo di Marco di questa prima domenica di Avvento che è il tempo dell'attesa, il tempo della speranza, il tempo della vigilanza, è il tempo della veglia che è tutta la vita, un tempo di attesa, di veglia, di vigilanza, di speranza. E questo imperativo di Gesù non è un imperativo di paura, di castigo, ma è un imperativo in cui si rivela il volto di Dio. Io veglio, io vigilo, io custodisco, io sono responsabile per piacere a Gesù, nel piacere di non dispiacere a Lui. Non voglio fare questo, non è un gioco di parole, però la veglia è una preparazione. Gesù usa delle metafore, la metafora del padrone che parte, presente in diversi racconti e anche parabole del Vangelo, come la parabola dei talenti, come anche la parabola nuziale delle 10 vergini, 5 sagge, 5 stolte, e anche in questa parabola, se così noi la vogliamo chiamare, dove parla di un padrone che ritornerà e noi siamo i servi, siamo cioè al servizio e l'invito è a vegliare, a vigilare, a custodire, ad essere responsabili, a proteggere, a saper vivere questo intervallo di tempo. È un intervallo di tempo tra la prima venuta, una venuta che si ha ogni giorno e poi la venuta finale, l'incontro finale. Ma come noi vegliamo, come vigiliamo in questo tempo? Quali sono i vizi e le tentazioni? La pigrizia, l'accidia, l'indifferenza, la distrazione. Ovviamente non è che si veglia soltanto pregando, si veglia pregando e si veglia anche agendo, con un atteggiamento integrale di vita. Vegliate dunque, vegliate, cioè attendete e preparatevi, e preparate, e si prepara ogni giorno la venuta del regno di Dio nella propria vita. Ma questo regno di Dio in che cosa consiste? È un luogo, è una casa, è una dimensione dello spazio? È lasciar regnare Dio
nella propria vita e nel proprio cuore, non come una forma di intimismo, ma lasciarlo regnare, perché da una vita interiore possa esserci anche poi nell'agire come conseguenza una testimonianza di quello che io sto attendendo, vivere una vita evangelica, vivere una vita secondo gli insegnamenti di Gesù. E le domande, noi siamo chiamati a domandarci: che cosa significa vegliare? Come sto vegliando? E io in questa veglia sono distratto o i miei pensieri sono rivolti ad altro? Allora, l'augurio in questa prima domenica d'Avvento, in questo inizio in cui noi celebriamo la festa dell'Incarnazione, il Natale di Gesù, possiamo prepararci assumendo un atteggiamento per tutta la nostra vita, finché siamo in questa vita, vegliando e vigilando su noi stessi e sulle persone che ci sono state affidate.